oggi vuota la spesa? Lidl! Ciao a tutti e benvenuti qui sempre nella nostra cucina virtuale brava, che oggi è brava, reale. Brava, e quindi non vi preoccupate, pensavate che oggi il video non ci fosse, ma invece arriviamo un po' in ritardo perché dovevamo fare la spesa, perché volevamo fare un vuoto senza spesa come si fanno le ricette, quindi prima facciamo la spesa. Svuotiamo questo enorme, enorme carrello di spesa che tre sacchi di Babbo Natale. Infatti, allora cominciamo subito perché sennò non finiamo più, sono tre pacchi. Allora, Lo scontrino l'hai trovato? Lo scontrino è venuto 122 euro. Sì, ma volevo dire, va bene, intanto cominciamo con queste che sono buonissime e ve le consiglio. Crocchette di patate Harvest Basket, leggo come è scritto, Kartoffel Crocchette, ben 750 grammi, tra l'altro buonissime, costano soltanto 99 centesimi. Straconsigliate ragazzi, queste sono veramente buone, ad Enzo piacciono tanto, gli ingredienti non sono affatto male. Patate, olio di semi di girasole, siero di latte in polvere, destrosio, sale da cucina, cipolla in polvere, spezie e basta, emulsionanti. Bene così, 99 centesimi. Bravo, 99 centesimi. Costano anche le sorelle patatine fritte, le Steakhouse Frites. E l'Harvest Basket. Queste qui sono belle, sono quelle tipo, quelle più spesse, non sono quelle a fiammifero. E qui gli ingredienti, io ve li leggo, sono 90% patate, 6% impanatura aromatizzata, farina di riso, sale da cucina, destina agenti lievitanti, disfosfati, olio di semi di girasole. Buone, 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 si fanno tutti e due in pochi minuti in forno. E se siete come me, sempre di corsa, dove vai? Ah, scusami. Volevi far vedere che di alto? No. Nelle botti piccole sta il vino migliore, caro mio. Bravo, però l'importante è che c'è la patata, e quindi mettiamo in frigo. Dai, ora comincia. Perché l'avete sollecitato su questo punto? Dalla regia mi dicono che si è rotto lo zucchero nella busta. Oh no! Poi ho preso, sempre per me che sono di corsa e anche perché questa la mangio solo io, un'insalata mista, anzi ne ho prese due. Questa è endivia riccia, endivia scarola, pan di zucchero e radicchio rosso. A me mista piace sottile, molto. Sì, no, è l'altra. No, a me piace molto perché ha quel giusto mix tra amaro e dolce. 89 centesimi. E costano 89 centesimi. Poi ho preso, c'è tutta la spesa fatta di zucchero. Ve ne faccio vedere due, ma io ne ho prese sette mozzarelle sfuse di queste light. Prima prendevo le normali, da un po' di tempo prendo le light che convengono di meno. 69 centesimi cada una. Convengono di meno a livello economico, ma convengono molto di più a livello di grassi contenuti. Sono veramente buone come proteine, hanno 165 calorie ogni 100 grammi, quindi anche una persona a dieta può mangiarne una senza trasgredire alla regola. Ne ho prese 6 e sinceramente le do più magre anche ad Enzo, perché ingolfarlo di grassi? Bravo. Non c'è nulla di male. Assenza di polifemo, giusto? Assenza di polifemo, andiamo avanti. Non è spesa di ombretta senza due belle zucche mantovane. Allora, quella più grande è venuta, scusami, 2 euro, insomma. Sì, 2 euro cada una. Queste costano pochissimo e sono buonissime. Le trovo tutto l'anno alla Lidl, tranne proprio nel periodo estivo. E soprattutto hanno... Sì, mantovana, ve l'hanno detto loro. Hanno una polpa che è liscia, non è granulosa. A me quelle con la polpa granulosa non tanto piacciono, anzi non mi piacciono. E quindi la potete, veramente buona sia per i condimenti, per le cose salate. Qualcuno di voi mi ha detto, dopo averla acquistata, che sono difficilissime da sbucciare. È verissimo, perché sono veramente coriacee. Cosa faccio io? Le taglio a quarti, le infilo un minutino così in microonde. Un minutino in microonde, oppure se volete potete farle un attimino, tagliatele a pezzotti con la buccia, mettetele un minutino, due minutini al vapore, dopodiché vedrete che vi verrà molto più semplice togliere la buccia. E mi raccomando, non è patata. Ho preso
caso il crunchy peanut butter, il burro di noccioline, quello crunchy, quello con i pezzettini. Per cosa l'ho preso? Perché siamo golosi anche, ma soprattutto perché voglio farci una ricetta. Voglio farci dei muffin che non so se fare dolci o salati. Ditemelo voi come li preferite, poi alla fine io li farò tutti e due. Il peanut crunchy, 2,99 € per una bella confezione da 454 grammi e dentro ci sono solamente arachidi 95%, zucchero di canna e un po' di olio di palma. E vabbè, questo è un biglietto di sola andata per il bagno. No, poi ho preso il pan grattato che mi era finito, costato pochissimo. Beh, l'ho beccato subito, 0,49 centesimi. Esatto, farina di frumento, sale da cucina e lievito. Le cotolette vengono buonissime impanate con queste. Poi ho preso tutto sporco di zucchero, ti ucciderei. Per Enzo invece, Kinder Brioche. Kinder Brioche, queste 2,89 €. Ragazzi, non guardo nemmeno gli ingredienti, Enzo le vuole, punto. E per i Minions. Ho preso 3 tavolette di cioccolato fondente al 74%. Queste tavolette, oltre ad avere un gusto fantastico, hanno una percentuale di cacao abbastanza elevata. Le userò per una ricetta insieme a voi, una ricetta light strepitosa. Come si chiamano? Bella Rome Dunkle Chocolate. 0,89 €. Buonissime e consigliatissime. Hanno un buon sapore. Poi? Poi, olio di semi di girasole. Filetti di pollo? No, olio di semi di girasole. 1,29 €. È quello che costa di più, quello di semi di girasole. Buonissimo, ve lo consiglio, è il provolone dolce. A me piace di più quello piccante, mia madre predilige quello dolce. Sono proprio buoni questi provoloni della Merivio. E tra le altre cose, 2,19 €. Quanto? 2,19 €. Anche questo dolce non ha il tipico sapore, per intenderci, da galbanino. Ha un sapore un pochettino più di carattere e nei panini ci sta benissimo. Un po' più di carattere, sì. Poi andiamo ai salumi. Bresaola, 2,99 €, questa qui, la bresaola della Dal Salumiere, molto buona. Poi 2,19 €, ho preso 3 confezioni di prosciutto crudo, questo della Salumeo, mi piace molto perché è dolce e non è molto intrecciato di grasso all'interno. È anche comodo perché tra ogni fetta c'è la plastichina, c'è la cartina antiaderente. E poi sempre della Salumeo, questa volta ho voluto provare lo speck. Questo 1,79 €. Io ho preso per me, per non dimenticarmi di bere, 2 confezioni di acqua Sagura da mezzo litro. Lo sapete, io per bere spesso preferisco 0,79 centesimi la bottiglia. La bottiglia? La bottiglia. Almeno. Ah no, la 0,79 centesimi la confezione, è veramente buona. No, è buona perché io la posso sempre con me. Ma ne ha versato un po'. Ho preso lo zucchero che si è spaccato nella busta. Che si è spaccato. Ho preso lo zucchero che posso farvi vedere così, leggermente inclinato. Quindi, perché zucchero, è spaccato veramente. Zucchero di semola bianco, zucchero semolato bianco, perché devo fare delle ricette in cui è richiesto lo zucchero semolato bianco. E vabbè, lo zucchero costa sui 59 centesimi. E poi, molto interessanti, mi piacerebbe parlarvi di questi affarini, foglietti cattura colore della Formil. Io mi trovo benissimo e non hanno paragoni come qualità prezzo con nessun tipo di foglietti in commercio. Per il numero sono 24 e costano soltanto 1,89 €. Oggi costavano 1,89 €, non ricordo se fossero in offerta, ma comunque non più di 2,50 € mai. No, 1,89 €. E sono buonissimi, non mi hanno mai tradito. E io faccio un bucato selvaggio, io non faccio. E quando se lo dimentica, veramente il bucato ne risente perché. Cioè, quando pensate, lo rimetto, il bucato esce. Pensate, noi avevamo solamente lenzuola bianca e ora abbiamo blu maculate di azzurro. Sembra un cielo. Vabbè, no, io non divido. Ma sai quanto costano quelle là che hanno stampa di cielo? Faccio le sfumature. Le sfumature. Busta numero 2. Busta numero 2.
2. Cominciamo con due confezioni di latte parzialmente scremato della Mibona. L'1,5% di grassi ed ha un sapore delizioso. 0,65 centesimi. Io non ero più abituata al sapore del latte perché compravo spesso marche più blasonate di questo, in cui il parzialmente scremato ha un sapore molto molto blando. Anche lo zucchero era 0,65. Hai visto? Allora, invece questo qui scremato, parzialmente scremato, ha lo stesso gusto che di solito hanno i latti interi, e invece il suo scremato totalmente ha lo stesso gusto che hanno i parzialmente scremato, e quindi è veramente molto buono. Quindi dovrebbero avere un super scremato per avere, certo, lo scremato. Poi sono stata brava e in due buste differenti ho preso i peperoni. Brava, peperoni gialli sono venuti €1,60 a busta. Boh, ma come hai fatto? Non lo so, sono stata molto brava nel peso. Ho preso 3 peperoni gialli e 2 peperoni rossi. Io nella mia spesa i peperoni non mancano quasi mai. Poi ho preso 5 bellissimi cachi mela, che io prediligo al caco normale. Li ho scoperti 2 anni fa e me ne sono totalmente innamorata. Brava, brava. Ne ho presi 5 perché non ho 4 voluto €4,14. Esagerare con l'intento di mangiare. Cacchio! Uno al giorno. Li mangio solo io a casa. Benissimo. Cacchio mela. Poi ho preso 2, 4, 6 pomodoroni per insalata. €3,26. 3,26 euro. Insalata a gogo di pomodori. Per me l'insalata dei pomodori è la più buona, e anche nell'insalata mista ci deve essere il pomodoro. È calata la notte, no, si è spenta una luce. Poi ho preso le banane, €2,73, non senza so la quanti chili siano, ragazzi. Ho preso 2 caschi, perché di banane mi serviranno per fare una ricetta sorprendente qui sul canale. Perché si chiama casco di banane? Per le mie pause poco golose, ma nutrienti a base di proteine, ho preso lo skyr. In questo periodo io cosa faccio? Prendo 100 grammi di yogurt, ci sbriciolo dentro un marron glacé di questi, sempre presi da Lidl a 4,99 o 5,99, non ricordo. Sono buonissimi questi marron glacé, ragazzi, se li trovate prendeteli, perché sono buonissimi. Io ogni anno appena arrivano ne piglio 5-6 pacchi e poi me li dilaziono per tutto l'anno. Ma quando mai te li dilazioni uno al giorno? Però me lo sparo all'interno dello yogurt. Provatelo perché sono buonissimi, e molto presto vi farò una ricetta con questi marron glacé che proprio vi leccherete, non le dita, fino al polso. Comunque, 2 skyr e dei marron glacé favorina. Bravissima. Poi ho preso circa 600 grammi di castagne. Non ho preso quelle in rete, le ho prese spuse perché sono belle grosse. Sono venute sui 4,50 euro, 600 grammi, erano a 7 euro e qualcosa al chilo. Hai capito, nonno? Sì, lui dice mi così. Mi sono dovuto comprare le castagne, nonno. Suo padre la volta scorsa è andato a Milo, hanno preso tutte le castagne e al nipotino e al figlio non gliene ha portata neanche una, ma noi le abbiamo. Questo lo togli? No, non lo lasciamo, non togliamo niente, non tagliamo. Dai, toglilo, che poi si mortifica. Abbiamo comprato le invece castagne. E lasciato. Bravo, bene, nonno, bravo nonno, bravo. Ci devi 3 euro, quanto ci devi? No, ce ne devi 4,63 euro. Dammi 5 euro e siamo pace. Broccoli squisiti, ne ho presi 2. Ah, un mazzo di broccoli per te. Dai, grazie amore, li gradisco più dei fiori, perché questi broccoli... €1,49 No, questi, i broccoli alla Lidl sono molto buoni, mi piacciono perché li vengono già puliti di tutto l'eccesso. Io li taglio poi le cime e li faccio direttamente. Io adoro i broccoli, vado controcorrente, i broccoli non piacciono a nessuno, io li straamo. Okay. Poi, siccome sono una brava donnina di casa, l'unico detersivo si può dire che uso, lo sgrassatore V5, è ottimo. €1,39. Come lo Chantecler, buono buono buono. Però poi costa meno, quanto? €1,39. Infatti. Ultima busta, ci siete ancora? Ragazzi, siamo in confidenza, vi faccio vedere anche la carta igienica. La Floraris con la pecorella, morbida morbida. Io tra tutte le carte igieniche che hanno la Lidl mi trovo
ti dà grande sì, soddisfazione. Sì, diciamo che il nostro deretano non si lamenta, quindi dai, vuol dire che si trova bene. Sono 8 rotoli, costano pochissimo ed è bella spessa, e chi ha un bambino o una bambina sa quanto è importante che sia bella spessa. 2,19 euro. Non vi abbandonerà anche nei momenti di grande difficoltà in cui vi siete chiesti: ma cosa ho fatto di male? Quindi nel momento del bisogno. Sì, proprio nel momento del bisogno. Poi questi sono calzini, ma ve li faccio vedere in una haul di vestiario, è inutile farveli vedere qua. Un po' amareggiata, ho dovuto prendere delle uova che non mi piacciono per niente, ma purtroppo oggi non c'erano le uova bio e io in settimana non potrò andare. Non c'erano nemmeno quelle allevate a terra. Questo mi fa piacere, perché vuol dire che le persone si stanno più muovendo a comprare le cose buone. Bisogna capire se è vero, se è verità che poi le allevano a terra. Però io ho dovuto prendere queste oggi, ragazzi, perché mi servivano. Comunque potevo... 0,99 95 centesimi, non potevo fare altro. Le ho posate 3 volte, poi alla fine ho detto: mi servono, è domenica, non ho dove comprarle, io domani devo cucinare. Bravissima. Allora, altra busta di insalata, questa 0,75. È la, questa è ancora più buona di quella perché è più scrocchiarella. Poi per Enzino ho preso queste, che sono anche le pane più cioccolato, non solo per Enzino, queste le mangia anche Gabriele, e ogni tanto anch'io, devo essere sincera. 2,89 euro. E non hanno olio di palma, sono delle merendine abbastanza semplici, sempre rientranti in un computo calorico delle 150 calorie. Io sto attenta anche quando do merendine ad Enzo, che non superino mai le 150 calorie. Queste 130, le Kinder Brioche 119, perché io comunque tengo sotto controllo il computo, anche quello che ci metto dentro. Allora, scusami, quello là, quello di prima era 2,49 euro, e poi le pane shop. Enzo le porta molto spesso, la merendina quando è fuori a fare sport, vi riscorrendo la porta di queste. Poi mega pacco, perché questo Jeff è vicinante, Enzo questo weekend ha avuto la febbre, erano in offerta, ho preso un mega pacco da 18 più 10, quindi 28 pacchetti di fazzoletti, veramente costano pochissimo, questi convengono un botto. Altri salumi, se siete degli affezionados di Arte per Te, sapete che per la nonna la mortadella 1,39 euro, quindi due vassoietti di mortazza con i pistacchi per la nonna, mentre io adoro veramente, anche per farli nei toast, il prosciutto cotto, questo col massimo 3% 1,59 euro, sì. In pratica non ha la parte grassa attorno ed è molto saporito, molto molto buono, è prosciutto cotto sgrassato del salumiere. Ho preso anche questo bagnoschiuma, che se mi seguite sul mio altro canale Ombretta, se non mi seguite su Ombretta venitemi a trovare, parliamo anche di queste cose, è il mio, uno dei miei bagnoschiuma. Quindi è un canale impegnato, su vari temi, come sniffare le cose. No, parliamo di beauty, quindi aspetto su Ombretta. È bello quando si incontra con le persone al supermercato e dice: signora, guardi questo qua, iniziano a sniffare, si passa quella cosa. Dai, il calumè della pace. Poi, sì, calumè. Poi convenientissima la ricarica di hand wash al Edelberry della CN, questa è buona soprattutto per il prezzo e soprattutto perché invece di buttare sempre flaconi, li riempio, perché li butto nuovi che ancora funzionano, li riempio e risparmio. Andiamo alle cose serie, per me e solo per me. Petto di pollo 8,18 euro al chilo, no, importo totale 8,18 euro, no, 8,18 euro, sì, 8,18 euro e più di un chilo, due petti di pollo interi, io li adoro, me li faccio sia lessi con la carota e la cipolla, poi li sfilaccio tutti e li metto nell'insalata, sia al cartoccio, molto molto buoni. Casomai vi faccio una ricetta. E poi invece per Enzo e Gabriele lo compro affettato, perché loro fanno 5,79 euro. Le cotolette al forno e vengono molto buone. Una confezione di burro, perché non lo avevo in casa e certe volte quando voglio proporvi una ricetta è necessario. Burro 1,89 euro. E poi una cosa buonissima, che è il pane di segale, la pagnotta di segale della Lidl. Ragazzi, se non la conoscete, vediamo se riesco a girarla. 1,99 euro. La pagnotta di segale della Lidl è buona, qualcosa buonissima. Di
spettacolare. Dura tre giorni pieni. Sì, ed è comunque con buoni ingredienti, non ci sono schifezze dentro, è molto molto bene, buona. Quindi non trovate peli di criceto. E Dulcis in Fundo è la terza volta che le compro, quindi presto credo che ne parleremo su Due Cuori, su Due Cuori Una Cappa. Sì, su Due Cuori Una Cappa, perché questo è il canale giusto dove tu sei capitato. Mi raccomando, rimani con noi e non te ne andare, e parla delle capsule. Va bene. Le capsule per la dolce gusto, sia di caffè, questa volta avevo finito quelle di caffè, ma qui aspettate, ho anche quelle del cappuccino. Per adesso vi dico che questa è la terza volta che la compro e queste già le ho comprate due volte, quindi va da sé che il giudizio è positivo. Ma ve ne voglio parlare in maniera più approfondita, perché sapete, a me diverte un sacco, anche se non ne capisco niente, a me diverte un sacco articolare in voli pindarici e figurativi. Sì, sì, a me piace quando tu senti di tutto e di più. Soprattutto mi piace vedere Gabriele soffrire mentre io gli scrivo. Noi soffriamo, quindi basta. Ringraziamo la Lidl per averci fatto pagare 122,26 euro. E le buste naturalmente ce le portiamo noi da casa, usiamo quelle dell'IKEA e questa è la nostra spesa. Io compro quasi tutto da Lidl, tranne sapete cosa non trovo da Lidl? Il pepato fresco, che per me è un alimento imprescindibile, quindi io poi vado in un altro supermercato a comprare pepato fresco e la carne di maiale tritata, solo questo. Bene. Non so quanto vi possa interessare questa cosa. Bene, a noi ce ne frega proprio niente. Quindi grazie Ombretta per aver partecipato a questo Vuota la Spesa. Oggi è andata bene, ci siamo spiegati anche relativamente presto. Come sapore, tutto quello che abbiamo preso è super testato e vi possiamo assicurare che è super buono. Veramente, veramente buono. Bene. Un'avvertenza, se comprate questi, appena arrivate a casa, toglieteli dalla plastica, perché se li lasciate in cellofanati, con l'umido che c'è dentro, muffiscono. Ora io cosa farò? Li scarterò e li metterò all'aria, non in frigorifero, così in cucina nelle pirofile. Basta parlare. Bene, grazie Ombretta per i tuoi consigli sul broccolo. E mi raccomando, qualsiasi effetto collaterale che potete osservare in Ombretta non è derivato dalla spesa che noi compriamo. No, è derivato dalla tua vicinanza. Brava! Mi raccomando, se anche voi volete assorbire questi benefici effetti collaterali, rimanete con noi qui su Due Cuori Una Cappa, condividete il video e mi raccomando, dite a qualcuno tipo Silvio di darci un canale in TV, che sarebbe la cosa giusta. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo sempre qui sulle nostre tavole. Ciao.